Studente e spacciatore a soli 17 anni, la sua carriera nel mondo della droga è però finita a causa di una perquisizione dei carabinieri. Succede a Pavia, dove i militari della compagnia cittadina hanno fatto scattare una serie di controlli in due istituti superiori nell'ambito del servizio Scuole Sicure. Nell'occasione sono intervenuti anche i carabinieri cinofili di Casatenovo con i pastori tedeschi Oxy e Denver, specializzati nel rinvenimento di sostanze stupefacenti. Durante il blitz, i militari hanno fermato tre minorenni, trovati con un grammo di hashish ciascuno, e arrestato il 17enne, che aveva invece con sé 15 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, pronte per essere vendute. Vista la quantità di droghe in possesso del giovane, gli uomini dell'arma hanno fatto scattare anche una perquisizione domiciliare, trovando all'interno della sua abitazione un bilancino di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il ragazzo, dopo l'arresto, è stato trasferito al carcere minorile Beccaria di Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I suoi compagni sono stati invece segnalati alla prefettura di Pavia come consumatori.